Corsa ai regali, beh, è una vera e propria corsa visto che ormai ci siamo, le festività natalizie sono entrate nel vivo e quindi i ritardatari tipo me devono decidere cosa acquistare, ammesso che ci sia la possibilità di fare i regali, perché raccontiamo anche sempre anche la difficoltà di alcune famiglie di mettere insieme i pezzi visto il rincaro appunto dei prezzi, soprattutto in questa ultima parte dell'anno, e che ha toccato e che sta interessando anche molti generi che effettivamente si comprano nel periodo natalizio, a partire dai generi alimentari per cenoni, pranzi, eccetera, ma anche per gli addobbi di Natale e anche per i regali, perché quelli vanno fatti. Intanto io vi do qualche indicazione. Aumentano i consumatori che spenderanno una cifra complessiva inferiore a 300 euro, quindi insomma una cifra contenuta, probabilmente si è fatto carta alla mano un bilancio, e solo il 16% della tredicesima sarà destinato agli acquisti, perché notoriamente questo è il periodo in cui arriva la tredicesima per chi ce l'ha, perché anche questo bisogna dirlo, molti hanno perso persino il lavoro. Comunque solo, e dicevo, notoriamente la tredicesima viene utilizzata proprio per i regali. Scopriamo che quest'anno, secondo alcune stime, appunto solo il 16% sarà destinata agli acquisti. I regali più acquistati, più comprati, riguardano il comparto tech, soprattutto smartphone. Parliamo di un rialzo del 10% negli acquisti appunto di smartphone. Poi libri, questa è una buona notizia perché comunque un libro è sempre utile, e poi generi alimentari, anche qui gli alimentari la fanno un po' da padroni, nel senso che si preferisce evidentemente regalare qualcosa di utile e che poi possa magari anche servire per i famosi pranzi, le cene, gli aperitivi, eccetera, eccetera. Comunque ne parleremo, poi parleremo anche di un allarme ben preciso che è l'allarme turismo, perché con la paura della variante Covid Omicron e le restrizioni che si stanno mettendo in atto, naturalmente la gente si sposterà un po' meno e di conseguenza il turismo verrà penalizzato. Ricordiamo che ha già avuto una bella bella botta negli anni precedenti. Marco Barbieri, Confcommercio, intanto saluto il mio ospite, segretario generale Milano Lodi Monza e Brianza. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno e bentrovato Marco, è un piacere ritrovarti, soprattutto per fare un po' un bilancio in questa parte dell'anno dove in effetti si fanno ancora di più i conti, no? Nelle nostre tasche. Allora, per quanto riguarda la corsa ai regali, io ti chiedo più genericamente se quest'anno in effetti si darà un po' un freno, cioè si sta dando un freno alla corsa ai regali, cioè si faranno meno regali proprio per le problematiche legate all'aumento dei prezzi, all'aumento delle bollette, eccetera, eccetera. Cosa avete rilevato? Cosa rilevate voi di Confcommercio? Allora, le do subito questi dati dell'ufficio studi nostro che ha confrontato il dicembre del 2021 con il dicembre del 2019. Il 2020 non lo consideriamo neanche perché sappiamo che nel 2020 entravamo nella fase di lockdown. Abbiamo una situazione di un più 15% dei consumi nei prodotti di vendita, quindi nei classici prodotti venduti nei negozi rispetto al dicembre del 2019. Abbiamo un recupero in tutto il settore della somministrazione bar ristoranti che avevano avuto un calo di consumi dell'80% nel 2020, abbiamo una ripresa, siamo a meno 25% rispetto al 2019. Abbiamo invece una difficoltà importante su tutto il tema, diciamo così, dei viaggi, dell'organizzazione dei viaggi, dei tour operator, dove siamo sotto del 40% rispetto al dicembre 2019. Quindi sintetizzando, Sì. una ripresa dei consumi a Milano, certamente positiva per quanto riguarda la classica vendita dei prodotti nei negozi di vicinato e non solo di vicinato, ma anche nella media e nella grande distribuzione, una ripresa nel settore della somministrazione, quindi bar e ristoranti, una difficoltà ancora su, diciamo, l'organizzazione dei viaggi. Questo in virtù anche delle preoccupazioni degli ultimi provvedimenti adottati dal ministro, soprattutto la famosa ordinanza di settimana scorsa, dove pone dei vincoli ulteriori per i non vaccinati e per i vaccinati al rientro in Italia. Eh sì, adesso ci arriviamo a quello perché credo che sia il capitolo più importante anche sulla base dei dati che ci hai portato tu, Marco. Ti do del tu, perdonami, dammelo anche tu, cioè, perché se no mi hai dato del lei, ma possiamo darci del tu visto che è da un po' che ci sentiamo e poi stiamo facendo insomma un po' di conti alla mano per cui serve praticità. Mi pare di capire appunto che quello sia il capitolo più importante e più preoccupante. Quindi in ogni caso, ovviamente queste stime che tu ci stai dando riguardano la zona di tua competenza, però allora è
cioè, abbiamo dei dati positivi se paragonati al 2019, cioè si sta spendendo comunque per questo periodo, nonostante le problematiche che ho elencato, l'aumento dei prezzi, il rincaro sulle bollette, eccetera. Beh, il rimbalzo del più 6% di stima del PIL di quest'anno è un rimbalzo che c'è perché inevitabilmente le cose, per grazia di Dio, stanno andando meglio rispetto al 2020. Poi ci sono tutta una serie di criticità, di aumento di costi, come ad esempio di costi fissi di energie elettriche e di bollette, sui quali però il governo sta intervenendo con degli abbattimenti, soprattutto in legge di bilancio. Nella prossima legge di bilancio in discussione adesso abbiamo quasi 8 miliardi di abbattimento anche dell'IRPEF e di conseguenza della pressione fiscale sulle persone fisiche. Non è sufficiente, non è abbastanza. No, l'economia è un'economia in ripresa. Noi identifichiamo solo un settore di difficoltà, il mondo del turismo e dell'attrattività, per quello che ti dicevo prima, però non si può negare che a partire dal Black Friday dell'ultimo mese di novembre, dell'ultima settimana di novembre, sino ad oggi c'è una situazione di ripresa. Dopodiché arriviamo anche a delle situazioni di difficoltà quantomeno psicologica e di paura e di preoccupazione, perché questi dati dei contagi continuano ad aumentare, di conseguenza attendiamo tutti trepidosamente la cabina di regia del prossimo giovedì 23 di dicembre per vedere, ahimè, quali altri provvedimenti restrittivi ci sono e speriamo di non entrare in zona gialla dopo Natale. Però, tuttavia, ad oggi il tema dei consumi natalizi sono dei dati positivi, non sono negativi. Ok, poi forse la situazione a livello nazionale è diversa, cioè il fatto che ho detto bene prima, Marco, correggimi se sbaglio, che notoriamente la tredicesima viene utilizzata per i regali, però a livello nazionale qui pare che solo il 16% utilizzerà la tredicesima, evidentemente si vuole mettere qualcosina da parte, poi quello è anche sempre cosa buona e giusta, insomma non spendere magari tutto, però mi sembra una percentuale un po' bassa. Rispetto a questo fatto, no, della tredicesima. Bisogna vedere quanti sono gli importi delle tredicesime, va parametrato l'importo della tredicesima, un 15-16% di spesa della tredicesima per i regali natalizi non è male, tenendo presente che noi arriviamo dal 2020 dove molti occupati sono stati in cassa integrazione o nel modello degli ammortizzatori sociali che erano previsti nel 2020 e di conseguenza magari non hanno una capacità di spesa su questa tredicesima ampissima, ma nel complesso generale, quantomeno a livello milanese e lombardo, le attività di consumo e di spesa stanno andando bene. Teniamo presente che nel 2021, noi nel mese di dicembre abbiamo stimato una spesa di oltre 3 miliardi e 400 milioni di euro di spesa e di conseguenza non è una cosa solo su Milano, non è una Sì, cosa sì, di sì. poco, non è una cosa di poco conto. Dopodiché sappiamo perfettamente, siamo tutti consapevoli, che la realtà della città di Milano e la realtà della Lombardia probabilmente non è una realtà economica come quella che esiste in tutto il paese. Noi qua a Milano siamo partiti dal 5 di settembre con il rilancio del Salone del Mobile, con tutta una serie di iniziative e di manifestazioni, dalla moda a Tutto Food, all'artigianato in fiera di settimana scorsa. Quindi una serie di iniziative che hanno riportato delle presenze importanti nel sistema fieristico milanese e anche quindi nell'indotto della città. Quindi la sommatoria di tutti i provvedimenti che sono stati fatti da settembre sino ad oggi hanno comportato che ad oggi possiamo dire che Milano non è in una situazione di sofferenza. Poi da gennaio vediamo. Però esatto, allora andiamo al secondo titolo della puntata che abbiamo già anticipato prima, Covid, restrizioni e allarme turismo. Tu stesso hai dichiarato, lo hai detto subito peraltro, mentre ne parlavi, ma tu stesso hai dichiarato di aver ricevuto tante telefonate da parte di operatori turistici. Perché? Cos'è successo? Anche in disaccordo con l'Europa, no? Draghi e il governo, insomma, si sono scontrati con quelle che sono le regole, le indicazioni dell'Europa, hanno deciso di porre delle limitazioni per chi dall'estero arriva nel nostro paese. Questo ovviamente fa un po' da deterrente, cioè voglio dire, se io devo farmi tampone, controllare, rischiando anche, no, perché rischio di più poi di rimanere bloccato, magari dico, sai che c'è, vado da un'altra parte e non vado in Italia. E quindi è allarme turismo. È così, appunto, la situazione. Tu mi hai parlato di un meno 40%, quindi sulle prenotazioni, giusto? È questa Sì, la è cifra. vero, cioè, diciamo che in termini di fatturato e di prenotazioni sul mondo dell'attrattività e del turismo abbiamo un meno 40% rispetto al 2019. Comunque è vero, adesso non ricordo se era di mercoledì o di giovedì,
il provvedimento del ministro Speranza, però nell'arco di 24 ore abbiamo tour operator che si sono visti fumare o svilire 1 milione di euro di prenotazioni in virtù dell'ordinanza del ministro, dove si imponeva dei vincoli di rientro degli italiani che sono andati all'estero in vacanza in Italia. Quindi questo è un dato oggettivo. Ho ricevuto tantissime telefonate ed è per questo che poi abbiamo incominciato ad intervenire. D'altra parte ci rendiamo conto che c'è una logica di incremento dei contagi, però bisogna anche rendersi conto che se si sta facendo una battaglia sul Green Pass, giusta e legittima, dicendo che questo è uno strumento che ci permette liberamente di circolare e di conseguenza di vivere, beh, poi dopo non si può subentrare anche con l'elemento dei tamponi. Allora, per i non vaccinati è legittimo ed è giusto porre dei limiti, ma per i vaccinati spingiamo sulla terza dose piuttosto che ulteriore Ma a me riempimento. pare che comunque che con la terza dose poi, cioè, questo non toglie il fatto che se decideranno, almeno poi è ancora tutto in decisione, di far fare i tamponi anche ai vaccinati, anche coloro che hanno fatto la terza dose dovranno fare, cioè varrà per tutti, no? I vaccinati, indipendentemente da che non si sia ancora fatta la Sì, terza. ed è questo quello che noi un po' contestiamo, nel senso Certo. che la terza dose di vaccino col Super Green Pass dà una copertura, come veniva data, diciamo, dalla prima e dalla seconda dose, se quello è uno strumento che ci permette di vivere in termini di socialità normale o quasi normale, non si capisce perché va introdotto anche la questione del tampone. Dopodiché capiamo perfettamente che il tampone poi, voglio dire, non è che andiamo a chiedere chissà che cosa, però è comunque un elemento che certamente disincentiva ulteriormente i viaggi degli italiani all'estero. Ah sì, beh, E i certo. viaggi degli stranieri, Che soprattutto vengono in Italia. europei, in Italia. Certo, assolutamente. Quindi insomma, quello che chiedete voi è quello di riallinearsi in qualche modo alle linee guida dell'Europa? Esattamente, esattamente le linee guida dell'Europa e soprattutto di ristabilire il valore giusto e corretto del Green Pass e quindi piuttosto che incentivare i tamponi, incentiviamo la terza dose, spingiamo sulla terza dose, riapriamo anche sotto, io parlo della Lombardia, sotto i 18 anni per la terza dose, che ancora Ok. oggi non è aperta. Hanno aperto per i vaccini della fascia dai 5 agli 11, hanno aperto la terza dose dai 18 in su, ma dai 18 in giù per la terza dose non è ancora riaperta. Ok, certamente, insomma, Marco, cosa quindi, così, se dovessimo dire cosa bisogna subito fare in questo periodo a cavallo tra quest'anno e il prossimo, dove bisogna agire, appunto, a parte sul turismo e su quello che stavi raccontando tu, che poi è tutto collegato, quali altri punti state analizzando nel dettaglio? Poi ne Ma riparleremo indubbiamente. nel dettaglio stiamo analizzando purtroppo le ipotesi di difficoltà economica se si dovesse intervenire con le ulteriori restrizioni nel tema, nel caso di Capodanno, nel caso di È vero. tamponi, di restrizioni ulteriori per eventi, feste, cinema e teatri. Stiamo valutando quali sono i danni, anche se non eccessivi, ma ci saranno sull'economia nell'ipotesi in cui si dovesse andare in zona gialla. Auspichiamo che questi provvedimenti non ci siano e di conseguenza bisogna ritornare ad avere un utilizzo responsabile della mascherina e del distanziamento e premere, ribadisco, sulle vaccinazioni, prima e seconda dose e terza dose. No, anche perché appunto hai detto una cosa giustissima, Capodanno, se si decide adesso, non solo non si prenoteranno, cioè bisognerà disdire anche tutte le prenotazioni effettuate con tutti i costi che evidentemente le varie attività hanno già sostenuto proprio per il Capodanno, quindi è una decisione insomma che arriverebbe veramente troppo a ridosso, no Marco? Assolutamente, assolutamente sì, come abbiamo sempre detto, le decisioni devono essere programmate compatibilmente con l'eccezionalità della situazione in cui si trova, ma per questo stiamo dicendo e continuiamo a dire, è preferibile avere una copertura totale del vaccino con la terza dose piuttosto che introdurre ulteriori elementi di vincolo come ad esempio i tamponi. Quindi andare avanti con i vaccini, che sono l'unico strumento che ad oggi ci ha permesso sicuramente di non vivere un dicembre come il dicembre del 2020, e sono quelli che ci accompagneranno in un periodo migliore a livello
atmosferico, diciamo così, a livello meteorologico, perché sappiamo ormai, è un dato certo, che il virus incrementa nel periodo invernale e diminuisce nel periodo primaverile. Certo, come tutte le influenze, mettiamola così, anche se poi vanno fatte delle differenze, ma comunque il concetto è lo stesso. Grazie Marco Barbieri, Confcommercio, ci sentiamo presto allora per capire un po' come andrà avanti tutto quanto. Incrociamo le dita che possa essere un periodo positivo per tutti, senza avere appunto ulteriori danni, soprattutto all'economia in questo caso. Grazie davvero a voi. E a presto, grazie a Marco Barbieri. Grazie.